possiamo fare, ragazzi, è tra un pochino. Ok. Ce l'abbiamo fatta. Niente, stiamo giocando a Caitlyn Narsteel e per qualche oscuro motivo la loro comp è Malphite Support Varus Top. Ecco qua, perfetto. Partiamo col Kal, tanto. Sarà una partita lenta e noiosa. Però 40 euro sono stati pagati per questo abominio. E chi siamo noi per tirarci indietro? Giocheremo l'abominio. Lenta e dolorosa, ma soprattutto dolorosa. Mi piace, faccio un sacco di danno. Grasp! Non ho chance, vero? No. Perché lui a contrario. Vabbè, flash per flash. Ho preso un grasp. Nice! 4 HP permanenti abbiamo. Molto bene. Quello che volevo vedere. Ha il Soslo, no leash. Guarda, non c'è pericolo, non c'è nessuno che ti sta aiutando. 325 in win speed. Categoria dei campioni più lenti di tutti. I always aim to win, and my aim is perfect. Già giocato Nasus AP? No, nessuno me l'ha chiesto purtroppo. Infatti sono un po' triste a riguardo. Evviva, che bello giocare di carry. Epic. Epic. Very epic. Malphite, come hai potuto farmi questo? Pensavo fossimo amici. Ma a quanto pare non lo eravamo. Vabbè, almeno la buona notizia è che è facile farmare con Caitlyn, ecco. È facile farmare. Sono anche troppo lontano per il Demolish, devo avvicinarmi. C'ho un range troppo alto. Grasp. Allora, visto che Ok, vienimi più vicino. Cioè, non lo so. Non ho vision. Oh, nice. Oh, la ward piazzata all'ultimo per prendere visione. Che incredibile player che sono. Allora, cosa sono questi oggetti? Non si possono vedere. Presto, diamo la sessione tank. Sezione tank. Prendiamo il primo un Tiamat. Titanic. E poi andiamo di Hardsteel. Presto, compriamo lo schifo. Certo, ciao sinonimo, tutto bene.
Poi ottimo il Tiamat, così io attacco un chilometro, uso l'attiva del Tiamat e prende intorno a me entro 2 cm di raggio. Quindi perfetto. Someone call for a sheriff. Brilliant. Mare, che schifo. I'll have this finished before tea time. Le. Il diamante. Oh. Ok, considerando che non avevo la ultima, la sono giocata abbastanza bene, devo dire. Ciao Ian, ciao carissimo. Facciamo così, riesco ad arrivare in tempo per prendere la wave senza tippare. Dai, ok, morto il carretto, tanto lo perdo a prescindere, vai, ce la faccio. Andiamo. Tiamat! Grande. Che palle fai venire. Che forte il Tiamat, ragazzi. Preso. Aha! Ah! Tunk! Grasp. Il carretto. Vi è morta, non sto a mettere la guardia adesso. Posso dire che è un bidone dell'umido giocare sto champion con... già con il grasp. Il grasp non è neanche malvagio, cioè... cioè alla fine lo stacchi abbastanza in fretta, però... Ciao Davis! Come stai? Bello, grazie mille. Ah, queste sono le rune comunque. Oddio. Che bello è il Tiamat, ragazzi. Vediamo se ci va sopra. Let's crack this case wide open. Beh, prendo questa. Tanto non penso si fighti. Devo tornare top. Ho scelto la strada giusta. E... Tiamat! Ok, inutile andare a cercarli. Poi guardate quanto cazzo sono lento. Vabbè dai, 2-1. Vorrei intrattenervi di più, fare ehi ragazzi guardate che gameplay. Però guardate, faccio un demolish alla torre. Molto bene, incredibile. Ci abbiamo tra poco. Non vado veramente back, faccio il bait.
Incredible dodge. Oh, vado back, ragazzi. Oddio, forse è meglio se mi rusho l'arsti lì oppure che sorrendi i nemici, sapete? Perché il problema è che se surrendano poi io non ho... Non ho rispettato i patti. Facciamo l'Arstil. Poi mi tocca rigiocarlo altrimenti. Se fosse solo una kit full HP potevo andare col Tiamat, surrendavano pace, io ci ho provato. Invece è una kit con l'Arstil, quindi devo buildarlo. Ma scusami, ma le mie trappole fa anche cagare, ma gliel'ho piazzate sotto al culo. An ally has been slain. I will not tolerate lawlessness. Sì, Aleandro c'ha una paura, sto tizio. Vai, bro. Ok. Incredibile, i miei infiniti HP mi hanno salvato, mi hanno tenuto in vita. Incredibile. C'abbiamo pure l'Arstil. Voglio farmare anche una wave qua. Non penso proprio. Back, back, presto. Adempiere il proprio dovere. Adempiere, adempiere. Abbiamo l'Arstil, ragazzi. Siamo svincolati dai nostri doveri. L'ho detto. È ufficiale. Svincolati. Minchia, c'è quasi morto. Unstoppable. 3-1-1. Top farm della partita. Kate Arstil. In position. Tutto bene, Shiny. Shining, scusami. Fa il Ghost, volevo buildare una Titanic Hydra, ma in realtà volevo farlo prima, però il ragazzo ha detto voglio Kate con l'Arstil, il resto builda quello che vuoi. Ho detto faccio Titanic e poi Arstil, però visto che la partita stava andando un po' a senso unico, ho detto se qua io buildo la Titanic e poi quelli sorrendano, io non ho buildato l'Arstil e quindi non ho rispettato i patti, quindi ho detto faccio prima l'Arstil. Però normalmente avrebbe avuto più senso far prima Titanic. L'ho preso! Ma come ho fatto a prenderlo da un chilometro? Scusatemi. WTF. Mi continua a esplodere Twitch dopo la sub giorno. Tunk! Incredibile, volevo uccidere. Ah, vedi che è andato a P alla fine. Aleandro. Caro Leandro, hai scelto la P, hai scelto male, non ti basta. In realtà è giusto, mi fa più danni così, ma io sono Kate Arstil. Il microfono non c'è perché è andato a puttane. Ciao Fieric. Mi sta inseguendo il tizio? Assolutamente sì. Toh, beccati questo. Pensavo uscire, ma anche se mi tava, c'ho comunque 500 HP. Sembrano pochi, ma non lo sono.
Luigi, grazie mille del sub, bello mio, grazie mille, grazie Alan Rosso Nero, grazie anche a te, caro. I am not Piltover's dog. I work for its people. No one else. Ok. Tutte queste robe qua per avere più HP. Ci abbiamo 3030 HP. Non male. Gianpietro, passami il fucile. E siamo a 5. Però la cosa più bella è vedere il Tiamatsu Kate. Cioè, fa veramente spaccare. Danni negativi. Grazie Paolo, come stai caro? Grazie mille del sub. Danni negativi anche sui minion. Colpo di Tiamat. Ah, fa il giro lungo, giusto. Fate come foste a casa vostra. E adesso una bella Bloodmail. Sfruttiamo l'Arsteel con ben 49 stack. In tre, beh, ma loro sono in tre in botte. Infatti guardate come stanno pushando bene. Ottimo, gol. Olè. Attenzione, ha baitato. Aril bait. Rotellona. C'è pure morto. Ma sta 7-1 questa. Ma come? Le ha comprate le kill? Le ha comprate le kill. Lo dico io. E se non c'è da late, ma è saputo. So che non si dovrebbe chiedere, ma per un Karthus full CDR con Axiom Arc First Item bastano 5 sub. Grazie Sidnick. Allora, se fosse stato solo Karthus full CDR, sì, Axiom Arc... Axiom Arc no. 10 perché è come Caitlyn. Vuoi l'oggetto che non c'entra un cazzo, non serve a niente? E allora ti tocca pagare di più. Se vuoi la merda, ti tocca pagare di più. Facile. Se vuoi Karthus full CDR, sono facili facili 5 sub. Oh, comunque faccio un po' di danno, ora che c'ho il Tiamat. Poco, ma buono. No, poco e basta. Non particolarmente buono. Mamma mia, ragazzi! Mani in alto. Dammi tutte le proteine che hai. Niente, mi ha rubato. Incredibile! Sidnick, e grazie mille per questo incredibile, per questi incredibili sub. Dodge. E grazie mille, brother. Io non capisco perché uno debba spendere il doppio per fare un pick che potrebbe essere bello, ma con un oggetto di merda. Perché io ricordo che l'Axiom Arc ti riduce il cooldown in base alla lethality, quindi comprarlo senza altri oggetti lethality non ti riduce un cazzo, non so se lo sapevi Sidney, quindi è come dire gioca Karthus ma non comprare un oggetto, più o meno la stessa cosa. Però se questa richiesta è il cliente, ovvero gioca un pick però con un oggetto merdoso, va bene. Ah, potevi scegliere Karthus CDR e un altro pick, invece Karthus CDR con un oggetto non c'entra niente. Praticamente. Vabbè.
Ma poi come primo oggetto, scusami, ma dove... Cioè, buildando il primo oggetto cosa dovrei guadagnarci? Cioè, perché non scegliere due pick? Mica, quanto cazzo la tiene sta Q? Vabbè, grazie mille, caro. Ma non se ne accorgono gli alleati, tanto non la guardano la build. Cioè, guardate, io ho startato Arstil, nessuno se ne accorge. Sì, siamo arrivati ad uno step successivo dove sono i pick belli. La gente non vuole più donare 5 sub per un pick bello, vuole donare 10 per un pick bello, ma da rovinare con un pick, con un altro oggetto. Come secondo oggetto te lo faccio Axemark, almeno per non buttare una partita. Perché se buildo, se vado in lane con un oggetto che non mi dà nessuna statistica, cioè dovete letteralmente prendi quanto costa 3000 gold e li butti nel cestino, almeno fammelo fare come secondo, dice almeno c'è un oggetto che esiste, poi compro un oggetto che butto nel cestino, no? So Karthus poi. Ottimo Arstil. Cioè paradossalmente ha molto più senso l'Arstil su Caitlyn che l'Axemark su Karthus. Ho capito che mi paga, ma non capisco, cioè... Guarda che bei 104 danni che faccio al Baron. Cioè, perché dovrei scegliere un P... Cioè, ci sta Karthus full CDR? Perché io perché imbruttirlo? Cioè, questo che non capisco. Un picco oltretutto che non ho mai giocato, no? Karthus CDR. Ci può stare come esperimento. Cioè, perché imbruttirlo? Cioè, questo che non capisco. Così puoi scegliere un altro pick, Sidnick. Karthus full CDR normale, senza merda. E un altro pick che ti piace. Può essere un pick standard. Può essere qualcosa... Nasus AP! Che nessuno chiede mai Nasus AP, che è tornato viabile col nuovo oggetto. È tornato forte Nasus AP. Poi lo buffano anche la prossima patch. Cioè, nella preview lo buffano. Come lo sto punzecchiando per bene il Malphite. Ma io ogni tanto non capisco, sembra che il Tiamat non faccia danno quando lo attivo. Boh. Non è vero che Nasus a piede è noioso. È più noioso Nasus da passeggio, che è quello che usa la W, non Nasus AP. Nasus AP usa la E e la ulti. E poi stacca comunque. E dà fastidio. I due pick è scritto... Ok. Ah, Trundle. Grande, no? Ne ho giocati pochi. Bisognerebbe... no, però alcuni non li ho portati su YouTube. Però sarebbe stato carino contare... Cioè, tenere la conta dei pick, sapete? Cosa bidiamo adesso? Un gauntlet? Qualche oggetto da fare? Ma ascolta, facciamo che... No, si sconde il suo stream elements, what the fuck? Comunque nessuno dei miei pick news. Sperry, non ti ho visto, grazie caro anche a te del resub, bentornato. Sterak.
Ma è che non mi fanno mai abbastanza danni per proccarlo. Dunk! No, si è messa davanti. Che sacco di merda, zero danni proprio. Ok. Quanto AD ho? 278. Non è neanche orribile, che non ho né attack speed né crit. Però a livello di AD è accettabile grazie a sto oggetto. Non ci arrivo. Preso! Ma che distanza! Ulti di Ash? Oh cazzo, guardato qua. Ma qua non mi vedono sicuro. Andiamo con l'Iceborne. L'Iceborne! Sium! Sì, Ugo, ho visto. Grazie, Edo! Sentiamo il prossimo pick. Cosa ti gioco, Edo? Prossimamente. Tranne in realtà avevo scritto si può fare anche la Zappia il post. Vedi tu, cioè, sì, dico, io posso tranquillamente giocare anche Trundle, uguale. Che semplicemente Trundle può essere sempre. L'ho giocato talmente tante volte. Però io lo gioco. Cioè, sicuramente è meglio di giocare Kate Arstil. Anzi, anche se oggi. C'è una nuova notifica. Aia. Ok, dai. Edo trattino basso dall'ora Cirdix 100. Un Nasus 2000 stack se è fattibile se non Asus AP. Ecco un attimo. Allora. Fermi tutti. Abbiamo due richieste di Nasus. Grazie Anto Bali dello Jarl per il resub. Bentornato. Bentornato. Allora. E Gragas full CDR è carino. Ovviamente non è più quello di una volta con lei che ti spamma e ti tiene fermo. Perché lo, cioè, proprio lo nerfarono apposta. Perché non volevano la build dell'impregnator Gragas. Quello non si può più fare. Però full CDR è carino perché è carino. E perché è Gragas. E Gragas è carino. Ma un attimo che... In quanti sono? Ha senso tippare lì, eh? Sì, perché arrivano anche gli alleati. Vai, poi son, c'ho 5000 HP. Oh. Ok, nostro. Allora, possiamo fare un Nasus AP e un Nasus 2000 stack. Però, allora, Nasus 2000 stack, io ricordo una cosa che... Voi potete chiedere il pick per un game. Io gioco Nasus e punto a fare... più stack possibili, ma se finisco con meno di 2000 stack non è che lo rigioco, ricordatevelo. Qui il concetto, cioè, uno compra, acquisisce il pick per un game. Tu mi decidi di cosa farmi giocare per una partita, poi basta. Quindi per me va bene. Faccio Nasus, il classico Taxus, cerco di farmare il più possibile e basta. Comunque c'abbiamo anche Karthus, è un pick che non gioco letteralmente, ma infatti farò schifo. Oltretutto non è facilissimo da giocare Karthus. Sta tutta gasata, ma non riesce a farmi niente. Ma
Niente. Mi ha ultato Malphite e non riuscivo ad auto-attaccare, purtroppo, se no moriva. Allora, scriviamo Edo a Taxus, un altro pick che non mi è mai stato chiesto quando iniziamo. E poi ci abbiamo Sid, Nick, Nasus AP e Karthus full CDR. Abbiamo preso tutti gli inhibitor, buono. Sotto le sue ascelle. Grazie Leccapiedi Verde per il Prime, molto gentile. Grazie mille, grazie mille. Intanto l'ordine vorrebbe Aether Bowl, Aktarot, Free Benito, Kaffa. Non so se qualcuno di questi gentil signori... Ah, Free Benito è in chat, sì. Cled full AD. Bene. Allora, oggi si scoprono campioni nuovi. Piu! Fatto dire che si è allontanato rispetto alla mia ulti. Appena visto che l'ho ultato, si è allontanato per dire: oh, mi allontano, così magari non mi becca. Mi dispiace, Malphite. Ho usato la tua tecnica. Sono tank. Sono tank. Better tank wins. Non ha mai visto niente una Caitlyn con così tanta vita. Just defend. Mi dispiace, Ash. Non difenderete proprio niente. Pieteli! Che combo incredibile! Fortissimo, ragazzi. Che vogliamo dire? Che vogliamo dire? Fortissimo! Cled AD arriva adesso. A me è stato divertente, ma mi è andato bene perché eravamo contro dei bidoni. Cioè, 2-12, 3-14, altrimenti... Ciao! Cioè... Altrimenti addio, se beccavo un altro di quei game in cui devo carriare io con Kate sta bid era finita, cioè ci annoiavamo per tutta la partita. È stato decente perché il team nemico faceva abbastanza schifo. Questo va detto. Comunque...